Un laboratorio di idee aperto al confronto è stato inaugurato ieri dal candidato del centro-sinistra bicegliese alle amministrative del prossimo anno, Vittorio Fata. I dettagli nel servizio. Abbiamo cominciato ad ascoltare i cittadini già da un paio d'anni, a sentire quali erano le esigenze della città. Poi è nata l'esigenza di creare proprio un contenitore. Questo contenitore è un contenitore aperto a tutti i cittadini, non necessariamente a quelli che sosterranno la nostra coalizione, ma a tutti coloro che vorranno partecipare, lanciare idee, confrontarsi con noi. Quindi abbiamo già fatto una raccolta di proposte, per essere nel tema tuo, Francesco, una serie di interviste ai cittadini per capire quali erano le esigenze essenziali. Ahimè, abbiamo registrato che ci sono molti servizi essenziali che sono stati trascurati in questi ultimi anni. È noto che in un programma di un'amministrazione che si rispetti, in un programma elettorale, l'ordinaria manutenzione non venga citata, perché è una cosa che si dà per scontato. Ma abbiamo registrato tantissimi cittadini che invece lamentano l'assenza dei servizi essenziali, quale può essere il trasporto, quale può essere la sepoltura, non li vorrei elencare tutti. E quindi crediamo di approfondire e interessarci immediatamente per i problemi più urgenti. Noi abbiamo creato questa logica del semaforo, l'abbiamo chiamata, dove i problemi da risolvere nel giro di poche settimane, pochi giorni, poche settimane, li abbiamo identificati con il colore verde, quelli che hanno bisogno di una piccola istruttoria con il colore giallo e quelli che sono poi invece le prospettive della Biceglie, perché noi l'ambizione non ce la facciamo mancare e quindi la prospettiva della nostra Biceglie nel 2030, nel 2040, ma io mi permetto di dire già nel 2028, di consegnare la città al sindaco che sarà eletto nel 2028 già con una programmazione e con delle linee programmatiche da poter seguire. È chiaro che adesso bisogna dare una grossa impronta e una grossa spinta nel settore del turismo, però bisogna pensare anche al lavoro. Non prometto posti di lavoro, perché il sindaco non dà posti di lavoro, sia ben chiaro, però creare le condizioni perché le imprese dal nord, ma anche le imprese dei comuni vicini, ma anche le imprese di Biceglie possano fare degli investimenti e creare spazi di lavoro.